Anche la Ford Kuga si è rifatta il trucco e qui vediamo il restyling 2024, adesso ne scopriamo i particolari su Terzo Garage. Spazio, spazio e ancora spazio. Su questa nuova Kuga davvero l'abitacolo offre un ambiente molto ampio sia per chi guida sia per chi viaggia dietro. Poi vedremo l'abitabilità posteriore. Intanto il restyling è andato, come capita praticamente sempre in questi casi, a intervenire più pesantemente, diciamo, sull'anteriore. E adesso lo vedremo. Le linee sono decisamente più spigolose e grintose rispetto alla morbidezza della versione precedente. Il logo Ford è sceso più in basso, sulla calandra più ampia, e proprio sopra il logo Ford abbiamo la caratteristica linea a LED luminosa che unisce i due gruppi ottici full LED. In basso abbiamo anche lo skid plate caratteristico dell'allestimento Active. Anche i cerchi in lega hanno un disegno esclusivo per questo allestimento, allestimento che presenta anche speciali paracolpi bassi laterali, come vedete, anche se le fiancate di fatto non sono praticamente cambiate. Al posteriore è cambiata la forma dei gruppi ottici, ma quello che lo caratterizza maggiormente è la presenza di questo estrattore nuovo e la presenza anche dei doppi scarichi veri. Grazie alla concessionaria Sara Ford di Frossasco per aver prestato questa nuova Kuga a Terzo Garage. Qui abbiamo la versione full hybrid, quindi benzina più motore elettrico, nell'allestimento Active, in particolare Active X. Infatti qui abbiamo dei sedili in Alcantara che sono addirittura più, come dire, ricercati, più di prestigio rispetto a quelli dell'Active. L'allestimento Active, come abbiamo visto, ha questi dettagli un po' off-road che rendono la macchina anche più, diciamo, particolare esteticamente. Appena salito a bordo è molto facile prendere confidenza con i comandi. La disposizione ergonomica degli stessi è sicuramente azzeccata, nel senso che non ci sono difficoltà a raggiungere tutti i tasti fisici, sono pochi ma ci sono. A pilotare il grande infotainment da 13 pollici e anche a leggere la strumentazione su questo cruscotto digitale che è davvero molto ampio e leggibile, abbiamo detto. Ci sono un sacco di informazioni che io posso andare a visualizzare attraverso questa rotellina. Infatti il volante presenta sulla razza sinistra i controlli dedicati all'impostazione del cruise control e anche al volume della radio, mentre sulla razza destra noi abbiamo la possibilità di rispondere alle telefonate e andare appunto a settare le schermate da visualizzare. Una brevissima parentesi, grazie in particolare a Riccardo Bussacco che ha deciso di sostenere Terzo Garage premendo super grazie e regalando 5 euro. L'ho ringraziato pubblicamente e farò altrettanto con tutti quelli che decideranno di fare come lui. Però intanto basta che vi iscriviate al canale, è gratis e questo è anche molto importante per Terzo Garage. Andiamo avanti. Dicevo del fatto di trovarsi a proprio agio anche nella guida, perché questa è una macchina che è lunga 4,62 m, quindi ha delle dimensioni già importanti. Nonostante questo è molto manovrabile. Noi ovviamente adesso stiamo andando piano perché stiamo arrivando in una città, diciamo, quindi stiamo andando molto tranquilli, ma prima di arrivarci premiamo un po' e sentiamo anche che il sistema ibrido dà subito la scossa tra virgolette, quindi lo sprint è molto buono. E qui abbiamo di base un benzina 2005 con una potenza di sistema di 180 cavalli che
risultano azzeccati, cioè tarati bene per la macchina. Quando siamo su strade un po' dissestate o anche semplicemente in centri urbani dove ci sono questi dossi, le sospensioni fanno sentire la loro morbidezza, però attenzione, una morbidezza appunto che consente di leggere bene, quindi assorbire l'asperità del terreno, ma non diventa negativa quando si facciano le curve, perché qui il rollio e il beccheggio sono comunque piuttosto contenuti anche quando si affrontino appunto dei cambi di direzione abbastanza veloci. Questa Kuga full hybrid, a meno di non voler fare le partenze di Formula 1 premendo fino al fondo il pedale dell'acceleratore, parte sempre in elettrico, e il vantaggio di avere questo sistema è ovviamente soprattutto nei percorsi urbani e extraurbani, dove il continuo accelera decelera favorisce la carica della batteria e quindi fa sì che a lavorare di più sia proprio il propulsore elettrico, diminuendo, l'ho già detto prima, i consumi. Il cambio automatico montato su questa nuova Kuga è un CVT, però un CVT particolare, gestito secondo me bene, perché anche quando si vada, io lo sto facendo, a aumentare la velocità in modo un po' improvviso, non c'è quell'effetto su di giri particolarmente fastidioso che di solito nel CVT capita. Il fatto che il CVT non faccia sentire su di giri, intanto è dato dalla buona taratura e dalla buona integrazione termico-elettrico, però il termico si sente anche poco, perché davvero l'auto ha una ottima insonorizzazione. Il comfort di guida sicuramente ne guadagna, perché i rumori sono molto molto affievoliti e anche il rotolamento degli pneumatici quasi non si sente. Tanto dicevamo delle tarature delle sospensioni, vedete anche in queste curve la macchina non si scompone, non stiamo andando veloci, però andando a zigzagare l'appoggio è sempre buono, non c'è un forte rollio. Anche in queste piccole manovre intorno a rotonde strettine oppure nei passaggi in piccoli borghi piuttosto stretti, la Kuga, nonostante la mole, si rivela davvero molto agile, molto manovrabile. È una cosa che favorisce anche questo elemento è la grande visibilità. Il parabrezza frontale è davvero molto luminoso, così come i finestrini, scusate, laterali, che fanno entrare davvero molta luce. Allora, come detto, qui abbiamo un sistema di infotainment da 13 pollici e il navigatore, messo a tutto schermo, come dire, rende davvero parecchio, può anche essere connesso, nel senso che noi possiamo avere il navigatore che ci dà non solo le informazioni ovviamente del tragitto, ma anche quelle del traffico, del meteo, in modo da saperci regolare quando dovessimo viaggiare per arrivare prima alla nostra meta. Qui abbiamo il tasto Home e abbiamo anche la possibilità qui, se avessimo un account Amazon, di avere i comandi vocali, l'assistente vocale Alexa, un'altra comodità. Vediamo le funzioni. Guida assistita, qui abbiamo una nutrita presenza di ADAS, oltre a quelli per legge ci sono, leggiamoli intanto, assistenza ai limiti di velocità, mantenimento di corsia, cruise control adattivo, ovviamente frenata automatica d'emergenza, controllo trazione, eccetera, eccetera. Ovviamente possiamo connettere il nostro telefono e, volendo, replicarne le app attraverso Android Auto oppure Apple CarPlay in modalità wireless, quindi senza cavo. La retrocamera di parcheggio praticamente è a tutto schermo e presenta sulla parte destra del display la possibilità di andare a zoomare sulle singole angolazioni, quindi sulle singole telecamere che la macchina utilizza anche per ricreare la vista dall'alto. Io posso, come vedete, andare singolarmente a diciamo ispezionare i vari angoli rispetto all'auto. Abbiamo anche il tasto L, che io adesso vado a premere.
Il tasto L a che cosa serve? A aumentare la frenata rigenerativa. Difatti, prima, senza aver premuto L, se io avessi lasciato andare il pedale dell'acceleratore, la macchina avrebbe veleggiato. Con il tasto L, invece, il motore elettrico aumenta la rigenerazione, di fatto la macchina frena da sola, perché il motore elettrico, che rigenerando, agisce come freno motore, e questo mi permette magari di guidare, ad esempio, dove ci siano rotonde oppure nei centri urbani, quasi con un solo pedale, che è quello dell'acceleratore, se io decelero in tempo quando ci sia da frenare. Quindi mi stanco anche meno e soprattutto ricarico più velocemente la batteria, diminuendo i consumi. Con questo tasto noi possiamo attivare la scelta della modalità di guida. Abbiamo normale, eco, sport. In base a quella che scegliamo cambia la rigidità dello sterzo, cambia la risposta dell'acceleratore e cambiano altri parametri per adeguare l'auto proprio al tipo di tracciato. Come vedete sul quadrante di sinistra, quando la barra diventa verde è il momento in cui l'auto, frenando, va a ricaricare la batteria. Dietro lo spazio è molto ampio. Abbiamo la possibilità di andare a regolare singolarmente l'inclinazione degli schienali. Poi assolutamente tanto spazio per le ginocchia. Questo sedile è settato più o meno sull'altezza mia di guida di 1,90. Ancora molti centimetri infatti sulla testa e per le ginocchia. Il tunnel centrale molto basso permette anche a chi è al centro di muoversi liberamente e ci sono le bocchette del clima e le prese USB per la ricarica dei cellulari. Il bagagliaio ha l'apertura elettroattuata, quindi elettrica, e presenta un'ampia capacità, siamo oltre i 500 litri, con una forma molto regolare, quindi si può sfruttare molto bene, come vedete. Abbiamo anche una soglia di carico piatta, anche questo favorisce la comodità nel mettere oggetti, e poi nel doppio fondo la ruota di scorta. Le porte presentano ampie tasche per riporre oggetti, anche il cassetto ha uno spazio abbondante, poi abbiamo i portabicchieri e sotto il bracciolo centrale un profondo pozzetto che però può essere, diciamo, tappato, tra virgolette, può essere anche utilizzato con questa vaschetta in modo da riporre qualche cosa che sia più facilmente raggiungibile. Qui sotto abbiamo la ricarica wireless del cellulare, le prese USB per la ricarica con il cavo e la presa 12 volt, i tasti per l'utilizzo del sistema di parcheggio automatico, della telecamera, del condizionatore alla massima potenza e quello che abbiamo già visto per le modalità di guida. Poi abbiamo sopra, come detto, il grande schermo centrale. Nuova Ford Kuga in allestimento base titanium monta il 1500 benzina EcoBoost da 150 cavalli, a un prezzo di listino di 36.000 euro escluse le promozioni. Poi ci sono tutti i modelli elettrificati, compreso il plug-in hybrid, per i quali si può ancora sfruttare la presenza di incentivi statali. Anche con questa nuova Ford Kuga è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!